Devi cambiare termocamino? Questo è il momento giusto. Affidati a Helios, lo specialista dei termocamini a legna, pellet e nocciolino. Se abiti in Campania, oltre al beneficio del conto termico, la regione ti offre un contributo a fondo perduto di ben 4.000 euro. Sì, hai capito bene. Sostituisci il tuo vecchio termocamino con un biotermocamino 5 stelle e spendi solo pochi euro. Chiedi un preventivo gratuito. Ci trovi a Flumeri, zona industriale Valle Ufita. Helios 0825 44 30 04 info@heliostecnologie.it. Helios, il numero uno dei biotermocamini in Italia. Buonasera, ben ritrovati ad un altro appuntamento di Le parole che non ti ho detto. L'educazione è cosa del cuore. Così diceva un grande educatore come Giovanni Bosco. San Giovanni Bosco, che la storia ci fa conoscere come un educatore attento alle esigenze dei ragazzi, dei più giovani, di coloro che non avevano la possibilità di andare a scuola, ci riporta all'essenza di questa educazione. L'educazione non è semplicemente un impegno, non è una buona opera, ma l'educazione è una cosa che appartiene al cuore. Cioè l'educazione è frutto di un amore, anche viscerale, per l'umanità. E allora questa sera vogliamo affrontare questa tematica, andando alla radice di questa questione, che è una questione che attraversa la storia dell'umanità da sempre, ma che in questo nostro tempo è ancora più necessaria. La questione educativa è una grande piaga anche di questa nostra società. Il punto è che la nostra società, essendo una società molto complessa, ipercomplessa, è naturalmente all'interno presenta naturalmente una complessità maggiore rispetto alle epoche che l'hanno preceduta, anche in riferimento all'educazione. Voglio ricordare che il verbo educare deriva dal latino educere, che significa tirare fuori, condurre da dentro a fuori. Quindi l'educazione è la capacità, direbbe Socrate, della maieutica, no? di far partorire le idee nel suo metodo filosofico, nel suo metodo, appunto il metodo socratico. Il fondatore della filosofia, guardando la madre che era una ostetrica, ha un'intuizione e capisce che compito del filosofo, cioè dell'educatore, è quello di far partorire le idee. Questa idea è per il tempo rivoluzionaria, perché mentre la scuola tradizionale riteneva che bisognava
inculcare le idee, mettere dentro le idee, lui invece diceva no, bisogna far partorire le idee, bisogna far partorire il ragionamento attraverso la domanda, attraverso l'interrogativo, attraverso il chiedersi le cose, l'educatore deve far partorire l'idea, come l'ostetrica fa partorire il bambino, così l'educatore, il filosofo può partorire l'idea. Ecco, questa è l'idea dell'educazione, non quella di mettere, ma è quella di togliere, se vogliamo, cioè quella di portare fuori, quello di creare automaticamente nel portare fuori, di creare un vuoto. E allora voglio andare ad un libro che ho già citato qualche volta, che veramente vi consiglio vivamente di leggere, un libro di Massimo Recalcati, L'ora di lezione. Il sottotitolo è molto bello, molto evocativo, Per un'erotica dell'insegnamento, e dopo ci ritorniamo su questo. Ecco, Massimo Recalcati a un certo punto dice così, in che cosa consiste il sogno di Socrate? Egli sa bene che al centro del sapere dimora un vuoto, non un pieno, ma un vuoto. C'è come uno spazio, no, che è vuoto, ma questo vuoto non va riempito, va ulteriormente svuotato per creare un bisogno, per creare un'esigenza di riempimento. Ma non va mai riempito fino all'orlo, non va mai riempito fino alla cima, va sempre da una parte aggiunto e da un'altra parte tolto, perché questo vuoto in qualche modo formi un incavo che ha sempre bisogno di essere riempito da qualcosa, che inneschi il desiderio, che inneschi il bisogno del riempimento. E questo senso, in questo senso proprio, l'educazione è una cosa del cuore. Perché l'amore, vedete, non è il dare, l'amore è il togliere. Cioè è il togliere quello che impedisce, è il togliere quello che è superfluo, è andare al cuore della persona, è andare all'essenza della persona di cui mi sono innamorato, al cuore dell'amato, no? Al cuore dell'amato. Ecco, allora l'educazione è cosa del cuore perché risponde a questa esigenza. Ma educare vuol dire anche insegnare, e anche qui il verbo, che è tratto anche lì dal latino, insegnare, significa lasciare un segno, lasciare un marchio. Bellissima anche questa espressione, questa parola così importante, così significativa. Lasciare un segno, lasciare un sigillo di qualità. Il sigillo generalmente indica la provenienza, la qualità di un prodotto. Ecco, l'insegnamento è lasciare un segno nella vita dell'altro. Ovviamente parliamo di un segno positivo, non una ferita, ma lasciare un segno, perché si può anche lasciare una ferita che diventa indelebile, diventa indelebile. E invece bisogna lasciare un segno positivo, un marchio, un qualcosa che in qualche modo possa contribuire a rendere la persona migliore, no? Rendere la persona migliore. Ho ascoltato in TV qualche settimana fa una storia bellissima, la storia di un professore di filosofia ormai vecchio, ultra ottantenne. Questo professore aveva tenuto i contatti con alcuni studenti che ormai erano diventati grandi, che ormai erano diventati alcuni anche famosi, importanti, ricoprendo incarichi anche importanti. Questo professore però non era sposato, non aveva fratelli, sorelle, non aveva famiglia, abitava da solo. A un certo punto questo professore comincia a non rispondere più. E questi ex studenti si preoccupano e cominciano a cercarlo e chiamano all'ospedale piuttosto che alla caserma dei carabinieri della città, e alla fine scoprono che il professore è ricoverato. Siamo al tempo del Covid, è ricoverato
nel reparto Covid, perché appunto si è infetto. Ovviamente l'ospedale non dà altre informazioni perché si tratta di persone non familiari. Alla fine si negativizza e questo viene ricoverato nel reparto normale e parte una gara di solidarietà, di umanità direi, cioè questi ex alunni a turno fanno compagnia durante alcune ore della giornata a questo professore, e perché possa in qualche modo possano alleviare le sue sofferenze. Alla fine questo professore guarisce, si rimette, chiede ai suoi alunni, ex alunni, di aiutarlo a trovare una struttura idonea che possa ospitarlo, e così succede. Beh, questa storia bellissima raccontata poi dai suoi ex alunni, alla domanda perché l'avete fatto, questi ex alunni rispondono unanimemente: perché questo nostro professore ha lasciato nella nostra vita un segno. Ecco, allora comprendiamo anche il sottotitolo di questo libro, Per un'erotica dell'insegnamento. Massimo Recalcati sottolinea una cosa importantissima, che si studia, non banalmente, perché ci si innamora del maestro, della maestra, del professore, e innamorandosi del professore ci si innamora anche della disciplina che insegna. Cioè l'insegnamento passa attraverso un innamoramento, che è un innamoramento sano, per carità, un innamoramento ideale, possiamo dire platonico, un innamoramento per l'insegnante, perché quell'insegnante lascia il segno nella vita del suo allievo, e quindi l'allievo cosa fa? Cerca di comprendere quest'amore innamorandosi della disciplina, no? Innamorandosi della materia, diremmo, di insegnamento. Ecco, allora l'amore passa attraverso anche un aspetto erotico, un amore che Recalcati definisce incestuoso, ma nel senso positivo del termine, perché questo è un amore sbilanciato tra un maestro e un allievo, ma è un amore che si gioca tutto in questo sbilanciamento, e la forza di quest'amore è proprio perché è un amore impossibile, ma diventa amore per la conoscenza, amore per il sapere, e passa qui tutta la bellezza della conoscenza. Ecco allora che ancora una volta ritorna attuale e fattibile l'espressione di Giovanni Bosco: l'educazione è una cosa che appartiene al cuore, che passa attraverso il cuore, non potrebbe non passare se non attraverso il cuore, perché da fuori, da dentro portiamo fuori, quindi educhiamo svuotando l'altro, e poi lasciamo un segno, poi imprimiamo un segno nel suo cuore che in qualche modo comincia a caratterizzarlo, e quindi da colui che ama diventa colui che è oggetto dell'amore. Ed è straordinaria questa capacità. E questo è ciò che fa muovere l'amore per la conoscenza da migliaia di anni. Ciò che fa muovere, che fa camminare nella storia la conoscenza da migliaia di anni. E allora ritorno a quanto dicevamo prima: questo nostro tempo è inclemente sotto questo punto di vista, perché molto spesso manca l'innamoramento, no? Manca l'erotica dell'educazione, perché manca l'innamoramento, non avviene questo passaggio, non avviene questo scambio, non c'è più un'identificazione tra amato e amante, no? E quindi in qualche modo, se non si innesca questo meccanismo, non si innesca nemmeno il meccanismo della conoscenza, il meccanismo della formazione. In questa parola c'è il dare forma, il plasmare, il modellare, il costruire, in qualche modo il dare vita a qualcosa. E allora questo nostro tempo ha bisogno di educatori che partano dal cuore, che siano non tanto preoccupati di quello che devono dire, quanto preoccupati di come possono arrivare al cuore dell'altro attraverso quello che devono dire. Ecco perché abbiamo bisogno di un volto.
vocabolario capace di farci innamorare, di far innescare il meccanismo dell'erotica, dell'insegnamento, per imprimere, per dare forma e per svuotare, per lasciare uno spazio dentro cui costruire il mondo interiore. Ci prendiamo una pausa, una piccola pausa, ci rivediamo tra qualche minuto. Devi cambiare termocamino? Questo è il momento giusto. Affidati a Helios, lo specialista dei termocamini a legna, pellet e nocciolino. Se abiti in Campania, oltre al beneficio del conto termico, la regione ti offre un contributo a fondo perduto di ben 4.000 euro. Sì, hai capito bene. Sostituisci il tuo vecchio termocamino con un biotermocamino 5 stelle e spendi solo pochi euro. Chiedi un preventivo gratuito. Ci trovi a Flumeri, zona industriale Valle Ufita. Helios 0825 44 30 04 info@heliostecnologie.it. Helios, il numero uno dei biotermocamini in Italia. Di educazione, abbiamo introdotto il concetto di insegnamento, di insegnare, di lasciare un segno, di lasciare un marchio, abbiamo accennato alla formazione, il dare forma. E allora ritorno a Massimo Recalcati e in un passaggio del suo libro L'ora di lezione, appunto, dice: per rendere presenti gli allievi nell'ascolto è necessario che il maestro sappia innanzitutto rendere presente a se stessa la propria presenza. Non c'è alcuna tecnica che possa compensare un'eventuale assenza della presenza. La presenza dell'insegnante assume le forme di uno stile. Cosa significa tutto questo? Che affinché ci sia educazione, insegnamento, formazione, c'è bisogno della presenza, dell'essere presenti a se stessi, ma anche agli altri, e che l'altro riconosca la presenza del docente, no? Di colui che insegna, del maestro meglio, più che il docente, del maestro, che ciascuno di noi è maestro, ma non tutti siamo docenti. La docenza è un lavoro, l'essere maestri è uno stile, è una condizione che può appartenere a tutti a prescindere dal lavoro che si compie. E con la presenza a se stessi per diventare maestri, per diventare punto di riferimento, è simbolicamente essere, esserci, essere presenti. E noi abbiamo bisogno oggi più che mai della presenza, perché molto spesso ci nascondiamo dietro uno smartphone, o ci nascondiamo dietro i social, o ci nascondiamo nell'anonimato, pensando che la presenza non sia poi così importante. E invece, paradossalmente, proprio il Covid, che ci ha obbligati a stare rinchiusi in casa, ci ha fatto riscoprire quanto è importante essere fisicamente presenti. Non dimentichiamola quell'esigenza, perché forse l'abbiamo già troppo dimenticata. Non dimentichiamo la necessità di essere presenti fisicamente, di dire la nostra presenza con il corpo, perché il corpo parla. La presenza del corpo è la presenza necessaria affinché ci sia un'erotica dell'insegnamento. L'erotica non si può fare senza il corpo, no? Ciò che è eros, ciò che suscita l'amore erotico, è il corpo, e quindi abbiamo bisogno di sentire la presenza del corpo, di sentirne la sua presenza anche trabordante, no? Che in qualche modo sta lì a significare l'amore per la conoscenza, per il sapere. Questa presenza assolutamente necessaria fa passare tutti i meccanismi dell'insegnamento, della formazione, dell'educazione. Non c'è altra possibilità.
E allora in questo tempo noi siamo chiamati ad esserci, ad essere, perché essere vuol dire diventare autorevoli. L'autorevolezza passa attraverso la presenza del nostro corpo che dice che vogliamo partecipare in questo momento e vogliamo partecipare come essere educanti, come essere formativi, come essere che vogliono mettere un segno nella vita dell'altro. E allora ritorno a Recalcati. Un'ora di lezione può cambiare la vita. Eh sì, l'incontro di un maestro, l'incontro di una persona significativa che ci può insegnare, quindi segnare, che ci può educare, quindi svuotare, che ci può formare, quindi dare forma, può cambiare veramente la nostra vita. Basta anche solo un'ora, ma se è più di un'ora, tanto meglio. Buonasera a tutti.